Il fiore è una struttura specializzata che svolge principalmente la funzione di proteggere gli organi riproduttori e di assicurarne le funzionalità, aumentando così le possibilità di dispersione e sopravvivenza delle singole popolazioni vegetali. Più in particolare, le funzioni del fiore sono: provvedere alla formazione e alla maturazione dei gameti e delle strutture annesse, come ad esempio le masse polliniche e gli ovuli contenuti negli ovari del carpello. Proteggere gli organi riproduttori. Migliorare e rendere più efficienti le possibilità di impollinazione. Assicurare l'efficienza del processo di fecondazione. Provvedere alla formazione, allo sviluppo e alla successiva maturazione dei frutti. E assicurare e migliorare le possibilità di dispersione dei semi. Per lo svolgimento di tutte queste funzioni, il fiore si avvale di una serie di apparati che originariamente derivano dalla modificazione di un germoglio fogliare, anche detto germoglio fiorale. Nella struttura tipica di un fiore si possono riconoscere principalmente due tipi di apparati: gli apparati accessori e gli apparati riproduttori. Esempi di apparati accessori sono il peduncolo, il ricettacolo, il calice e la corolla, mentre gli apparati riproduttori invece sono l'androceo, cioè l'apparato riproduttore maschile, e il gineceo, cioè l'apparato riproduttore femminile. Il peduncolo è una struttura di origine caulinare, cioè deriva da una porzione apicale del fusto che si modifica per assolvere la funzione di sostegno dei fiori o dell'infiorescenza. In alcune infiorescenze il peduncolo si trasforma in una struttura ramificata e pertanto si possono distinguere un peduncolo principale, le eventuali ramificazioni e i vari pedicelli che portano i singoli fiori. In botanica il peduncolo può essere anche chiamato con altri nomi in funzione del tipo di fiore o di infiorescenza che viene sostenuta. Il peduncolo è detto asse quando sostiene un'infiorescenza composta, come nel caso della maggior parte delle ombrellifere o delle asteracee. Oppure può diventare un rachide quando è allungato e sostiene i tanti fiori, ciascuno munito a sua volta di un pedicello, come nel caso di alcune borraginacee o di alcune leguminose. In alternativa può formare anche uno scapo in quelle piante prive di fusto in cui i fiori o l'infiorescenza si accrescono direttamente dal sistema radicale, come nel caso di alcune liliacee o di alcune amarillidacee. Il ricettacolo è la parte terminale del peduncolo e assolve alla funzione di raccordo e sostegno dei singoli verticilli fiorali da cui si dipartono gli altri apparati fiorali. In funzione della forma, il ricettacolo può essere distinto in differenti tipologie. Può essere piano o appiattito, come in molte asteracee, oppure può essere cilindrico, come ad esempio nel bucaneve. Può essere piriforme, come si osserva nel fico. Può essere disciforme, come nei rovi. Può essere sferico o conico, come nelle piante del genere Ranunculus. Può essere cupuliforme, come ad esempio nelle rose. Mentre il peduncolo e il ricettacolo sono di origine caulinare, gli altri apparati del fiore sono di origine fogliare. Nel loro insieme, i restanti quattro apparati fiorali sono anche chiamati antofilli. Il calice e la corolla costituiscono gli antofilli sterili, mentre l'androceo e il gineceo sono antofilli fertili. Ciascun antofillo è originariamente costituito da un verticillo di pezzi di origine fogliare. Il calice e la corolla sono nell'ordine gli antofilli esterni, mentre l'androceo e il gineceo costituiscono gli antofilli interni. L'insieme del calice e della corolla è anche detto perianzio. In funzione della presenza o meno dei vari pezzi fiorali di calice e corolla si possono distinguere differenti tipi di perianzio. Il perianzio è detto aclamidato o nudo quando mancano sia il calice sia la corolla. È chiamato invece
clamidato o vestito, se è fornito di almeno uno dei verticilli fiorali sterili, cioè del calice o della corolla. In questo ultimo caso si distinguono ulteriormente altri tipi di perianzio. Apoclamidato o monoclamidato, se ha un solo verticillo, cioè se il fiore possiede solamente il calice o solamente la corolla, come avviene ad esempio in Fagus silvatica. Diclamidato o eteroclamidato, se presenta entrambi i verticilli. In tal caso il verticillo o i verticilli sterili più esterni sono chiamati sepali e costituiscono il calice, mentre il verticillo o i verticilli sterili più interni costituiscono la corolla e i singoli elementi vengono chiamati petali. Un ultimo caso è quello del perianzio omeoclamidato o omoclamidato ed avviene quando i due verticilli sono morfologicamente identici, senza distinzione morfologica in calice e corolla. In questo caso il perianzio prende generalmente il nome di perigonio e i pezzi dei suoi verticilli sono chiamati tepali. In questo caso il perigonio sarà chiamato sepaloide o calicino se i suoi verticilli sono verdi, oppure viene detto petaloide o corollino se i suoi verticilli sono colorati come nei normali petali. Il verticillo fiorale più esterno è composto dal calice, il quale in genere è formato da una serie di sepali verdi. Generalmente il calice è il primo apparato che raggiunge la maturazione, in quanto ha anche la funzione di proteggere le gemme fiorali prima che il fiore si apra e si compia l'accrescimento e la maturazione degli altri apparati fiorali. In funzione della persistenza del calice si possono distinguere differenti casi. Il calice può essere effimero o precocemente caduco se si disperde al momento della fioritura. Un esempio è il caso della celidonia. Può essere deciduo se cade dopo la fecondazione del fiore, come avviene nell'Erissimum pseudoreticum, una pianta molto comune nei prati aridi delle montagne della Duchessa. È detto persistente quando resta al momento della fruttificazione, come avviene nella Stachys timfea e in molte altre labiate. Viene chiamato marcescente quando secca senza cadere dopo la fecondazione, come avviene in alcuni trifogli, come ad esempio il Trifolium nigrescens. Oppure è detto accrescente quando cresce e spesso contribuisce allo sviluppo del frutto, come ad esempio nei fiori e nei frutti del genere Geranium. Se i sepali sono liberi tra loro, il calice si dice dialisepalo. Se invece sono uniti anche per un breve tratto, il calice è detto gamosepalo. Esempi di fiori muniti di calici dialisepali sono i fiori dei generi Linum e Rosa. Esempi di fiori muniti di calici gamosepali sono invece le primule, molte labiate e la maggior parte delle borraginacee. In relazione alla forma del tubo, il calice gamosepalo può essere suddiviso in differenti tipi. Vescicoloso o inflato quando ha una forma rigonfia, come nel caso dell'Antillis vulneraria. Compresso quando ha una forma allargata e schiacciata, come nei fiori del genere Rhinanthus. Urceolato quando è simile a un orcio, come nel caso della Saxifraga accendens. Tuboloso o cilindrico quando ha la forma di un tubo, cioè con l'apertura non poco allargata, come nel caso del Dianthus silvestris. Clavato quando ha la forma tubolosa ma con un'apertura allargata in alto, come nel caso della Silene armeria. Cupoliforme quando ha la forma di una cupola rovesciata, come nei fiori del genere Cuscuta. Campanulato quando ha la forma di una campana rovesciata che si allarga man mano dalla base verso l'apertura. Un esempio è quello della Melittis melissophyllum. Oppure prismatico quando ha una forma allungata con angoli longitudinali, come nel caso dei fiori del genere Pulmonaria. Nei calici dialisepali invece si possono distinguere differenti morfotipi in funzione della forma dei sepali, i quali possono essere
lineari o lacinati, ovati, lanceolati, acuminati e molte altre forme che prendono solitamente la stessa terminologia utilizzata per le lamine fogliari. In funzione del numero dei sepali si distinguono calici di diverso tipo. Si dicono disepali, come nei fiori del genere Fumaria, trisepali, come nei fiori del Ranunculus ficaria, quadrisepali, come nelle crucifere, pentasepali, come nella maggior parte dei fiori del genere Linum. In funzione del portamento e della disposizione dei sepali si possono distinguere calici appressati alla corolla, come nei fiori del genere Raphanus, patenti, come ad esempio nel Ranunculus acris, riflessi all'indietro, come ad esempio nei fiori del Ranunculus bulbosus, oppure conniventi, se si toccano nei margini senza aderire, come nel caso dell'Elleborus fetidus. Internamente al calice è inserito il secondo verticillo fogliare sterile, ovvero la corolla, che solitamente è formata da una serie di petali. I petali costituiscono le parti più vistose del fiore. Questi svolgono la funzione vessillifera, ovvero hanno il compito di attirare l'attenzione degli insetti impollinatori e pertanto solitamente circondano le parti riproduttive in modo da indirizzare gli impollinatori verso la direzione voluta. Spesso sono anche dotati di ghiandole che secernono nettare e altre sostanze zuccherine, in modo da rendere ancora più efficace la loro azione attrattiva nei confronti dei potenziali impollinatori. Il numero dei petali è indicativo della classificazione delle piante superiori. Infatti, la corolla delle dicotiledoni, salvo rare eccezioni, è di norma composta da 4-5 petali, mentre quella delle monocotiledoni è costituita da 3 petali o da multipli di 3. In funzione del numero dei petali, la corolla si dice dimera, trimera, tetramera, pentamera e così via. Come i sepali del calice, anche i petali possono essere concresciuti e saldati tra loro almeno in parte, e in questo caso la corolla si dice gamopetala. In tal caso la porzione dei petali saldati tra loro è detta tubo corollino, e le parti libere sono chiamati lembi, mentre tra i lembi e il tubo è posta la gola. Questo è il caso di numerosi fiori, come quelli della maggior parte delle ericacee, delle convolvulacee o delle asteracee. Se al contrario i petali sono liberi, si parla invece di corolla di alipetala, come avviene ad esempio nei fiori della maggior parte delle ranuncolacee, rosacee, brassicacee, cariofillacee o delle apiacee. La corolla, come ogni altro organo fiorale, può essere classificata in funzione della sua simmetria. Pertanto si distinguono differenti tipi. Quando i petali hanno la disposizione simmetrica rispetto a un punto o a un asse centrale, presentando quindi diversi piani di simmetria raggianti, la corolla è detta attinomorfa. Quando invece i suoi elementi sono disposti specularmente ai lati di un solo piano di simmetria, la corolla è detta zigomorfa o a simmetria bilaterale. Nei casi in cui la forma della corolla non presenta nessun piano di simmetria, si distinguono invece le corolle asimmetriche o irregolari. A seconda della loro forma generale, si possono distinguere differenti morfotipi di corolle. Ad esempio, all'interno del grande gruppo di corolle gamopetale attinomorfe, si distinguono i seguenti casi. La corolla è detta tubolosa quando i petali sono concresciuti a tubo, come avviene nei fiori interni del genere Erigeron. La corolla è detta campanulata quando assume una forma conica o a forma di campana, come nei fiori delle campanule. È detta infundibuliforme quando ha la forma di un imbuto, come ad esempio nella calisteggia soldanella. È detta orceolata quando il tubo corollino è quasi nullo, il lembo è rigonfiato nel mezzo e la fauce è ristretta e nel complesso assomiglia alla forma di un orcio, come avviene ad esempio nelle ericacee. Stellata,
quando i lembi sono profondamente divisi a forma di stella, come avviene in alcuni fiori del genere genziana. Rotata, con un tubo breve e lobi stretti, lunghi e appuntiti, come avviene nella Borrago officinalis. Tra le corolle di alipetale attinomorfe si distinguono invece le seguenti forme principali. Rosacea, con petali tutti uguali e con un'unghia basale corta come avviene nei fiori del genere rosa. Cruciforme, con quattro petali opposti a due a formare una croce, come avviene nei fiori del genere mattiola. E cariofillea, con petali patenti con unghie basali allungate dentro un lungo tubo calicino cilindrico, come avviene nei fiori del genere Dianthus. Tra le corolle gamopetale zigomorfe, le principali forme che si possono ritrovare sono labiata o bilabiata, con lembo diviso in due lobi principali detti labbro superiore e labbro inferiore, come si può osservare nei fiori del genere Stachys. Apparentemente unilabiata, quando il labbro superiore è mancante o atrofizzato, come nei fiori del genere Teucrium. Ligulata, con tubo corollino stretto e un solo grande labbro a forma di linguetta, come avviene nella maggior parte dei fiori delle Asteracee, come ad esempio i fiori esterne del genere Erigeron. All'interno del gruppo delle corolle di alipetale zigomorfe sono presenti invece i seguenti tipi principali. Papilionacea, con lembi divisi in un grande vessillo superiore, due ali laterali e una carena inferiore, come avviene nella maggior parte delle leguminose. Violacea, formata da una coppia di petali superiori grandi, una coppia di petali laterali minori ed un petalo inferiore munito di sperone, come avviene appunto nei fiori del genere viola. Alcuni tipi di corolle che hanno forme irregolari e o asimmetriche particolari sono invece, ad esempio, le corolle asimmetriche del Dictamus albus e le corolle monopetale del genere Aristolochia. Procedendo verso l'interno del germoglio fiorale, il primo verticillo fertile che si incontra è l'androceo, che rappresenta l'apparato sessuale maschile del fiore. Questo è formato da un numero variabile di foglie modificate che vengono chiamate stami. Gli stami sono composti da filamenti e antere. I filamenti sono la parte sterile dello stame. Prima della fioritura, quando sono ancora chiusi nel bocciolo fiorale, hanno la funzione di trasportare i nutrienti necessari al polline in via di sviluppo. Con la fioritura questi si allungano in modo da dare sostegno alle antere e a renderle visibili ed esposte al rilascio del polline. Le antere sono le parti fertili dello stame. Generalmente sono formate da una, due o tre teche. Le teche sono unite tra loro da un connettivo e ognuna è formata da due sacche polliniche. Ciascuna sacca è delimitata esternamente da uno strato epidermico detto esotecio, al di sotto del quale è posto l'endotecio, formato da uno strato di cellule ispessite che provocano l'apertura dell'antera, con la conseguente liberazione dei granuli pollinici, che al loro interno conservano i gameti maschili. Come ogni organo, anche l'antera può presentarsi con diverse forme, che prendono il nome dall'oggetto a cui somigliano. Le antere, infatti, possono essere reniforme, ovate, sferiche, sagittate, ovvero appuntite come delle lance, corniculate, con un appendice su ciascuna teca che ricordano quindi un corno, e allargate, quando sono più larghe che lunghe. Gli stami possono essere liberi, oppure essere saldati all'altezza dei filamenti, oppure essere saldati per le antere, oppure per entrambe le strutture. A seconda dei casi, quindi, si distinguono differenti tipi di androceo. L'androceo si dice dialistemone quando gli stami sono liberi, come nel caso delle genzianacee, mentre viene chiamato gamostemone quando gli stami sono saldati lungo i filamenti. In questi casi si possono distinguere differenti tipi di androceo gamostemone. C'è il tipo monoadelfo, quando gli stami sono fusi per i filamenti in un singolo fascio,
oppure c'è il tipo diadelfo, quando gli stami sono saldati in due fasci. E poi c'è il tipo poliadelfo, se gli stami sono saldati in più di due fasci. Se invece gli stami sono saldati al livello delle antere e i filamenti restano liberi, l'androceo è di tipo sinanterico, come succede per esempio nelle Asteracee. Gli stami, a secondo della loro inserzione, possono essere classificati in seguenti tipi. Vengono detti ipogini quando sono inseriti sotto o alla base dell'ovario. In tal caso l'ovario è anche detto supero perché si trova superiormente all'inserzione degli stami. Gli stami sono perigini quando si trovano sullo stesso piano dei pistilli, inserendosi sul margine superiore del ricettacolo. In questo caso l'ovario è anche detto seminfero. Gli stami epigini sono invece quelli che sono disposti al di sopra dell'ovario, che in questo caso è un ovario infero. In funzione della loro lunghezza relativa rispetto alla lunghezza dei petali, gli stami si possono classificare in differenti tipi. Gli stami prominenti, quando sono più lunghi della corolla, come nel caso dell'Allium strictum, oppure gli stami inclusi, se non oltrepassano la lunghezza dei petali, come nel caso dell'Arenaria Bertoloni. Il verticillo centrale dell'asse fiorale si trasforma nell'apparato femminile, che in botanica è chiamato gineceo. Questo è formato da foglie modificate chiamate carpelli. Le foglie carpellari tendono a ripiegarsi su se stesse, a formare delle strutture chiuse, spesso fuse assieme e composte da tre porzioni distinte, lo stilo, lo stigma e l'ovario. In funzione del numero di carpelli, il gineceo si dice monocarpellare, bicarpellare, tricarpellare, pentacarpellare o policarpellare. A seconda del differente grado di fusione dei carpelli, il gineceo può essere distinto in apocarpico o dialicarpico quando è formato da più carpelli liberi che restano separati, oppure può essere gamocarpico quando è formato da più carpelli saldati. All'interno del grande gruppo dei ginecei gamocarpici si possono poi distinguere ulteriori sottocategorie in funzione della presenza o meno di strutture specializzate interne. Il gineceo eusincarpico è quello formato da carpelli saldati e conniventi divisi tra loro da una membrana detta setto. In tal caso l'ovario si dice plurilocular. Il gineceo lisicarpico invece è quello che deriva dal gineceo eusincarpico per scomparsa dei setti e con la formazione di una colonnella di natura carpellare posta al centro della cavità ovarica. In questi casi gli ovari sono unilocolari. Il gineceo paracarpico invece è quello che ha i carpelli concresciuti soltanto per i margini e quindi senza i setti. Anche in questo caso gli ovari sono unilocolari. Lo stilo è formato da un prolungamento generalmente sottile e peduncoliforme della parte superiore del carpello, di forma normalmente cilindrica e di lunghezza variabile. Al suo interno cresce il tubetto pollinico che collega lo stigma all'ovario. In relazione alla sua struttura, lo stilo può essere semplice, quando è un singolo tubo, bifido, quando lo stilo si divide in due parti nella metà superiore, lasciando invariata la metà basale, multifido o multipartito, quando è saldato soltanto alla base ed è suddiviso nella metà superiore in tre o più ramificazioni. Lo stigma è una struttura posta all'estremità dello stilo, che lo sostiene e lo espone verso l'esterno del fiore. Nei fiori privi di stilo, lo stigma è inserito direttamente sull'ovario e viene chiamato sessile. Lo stigma è privo di epidermide ed ha una superficie spugnosa ricoperta da un liquido vischioso prodotto dalle cellule stigmatiche, che ha funzione di trattenere i granuli di polline dopo averle catturati.
Nello stigma, il granello pollinico, dopo essere stato selezionato per attestarne la compatibilità, inizia a germinare e permette la sua discesa nel tubetto pollinico, attraverso il quale raggiungerà l'ovario per la fecondazione degli ovuli. Nelle piante impollinate dal vento ha spesso forma allungata, piumosa e sporgente, in modo da facilitare la cattura del polline disperso nell'aria. Nelle piante impollinate da insetti, al contrario, lo stigma è più ridotto e spesso intriso di sostanze zuccherine, in modo da attirare a sé l'attenzione degli insetti cosparsi di polline. Secondo la forma che assume, lo stigma può essere capitato, quando ha forma globosa simile alla testa di uno spillo, come nel caso delle specie del genere Primula. Oppure può essere bifido, quando è formato da due estremità, come ad esempio nelle lamiacee. Oppure può essere trifido, quando è formato da tre estremità, come si osserva nelle campanule. Oppure può essere quadrifido, quando è formato da quattro estremità, come nel genere Epilobium. Oppure può essere pentafido, quando è formato da cinque estremità, come nel caso del genere Geranium. Oppure può avere forma disciforme o orbiculare, quando ha la forma di un disco, come ad esempio in Berberis vulgaris. Oppure lo stigma può essere lobato, quando è suddiviso in lobi arrotondati, come avviene nel genere Lilium. Lo stigma può essere anche papilloso, quando la sua superficie è ricca di papille, come ad esempio in Plantago lanceolata. Oppure può essere petaloide, quando sviluppa ampie strutture laminari simili a petali, come ad esempio negli iris. Lo stigma può essere anche semilunare, se è fatto a mezza luna, come nel genere Fumaria. Oppure può essere sfrangiato, quando si divide in molte lacinie filiformi, come avviene in alcuni crochi. Oppure può essere stellato, quando presenta delle costole raggiate, come ad esempio nei papaveri. Oppure può essere uncinato, quando termina con un'estremità ripiegata, come ad esempio nella viola odorata. Ed ancora può essere clavato, crestato, decorrente, lineare, eccetera. L'ovario contiene e protegge i gameti femminili, che sono detti ovuli. L'ovario è la porzione basale e più grande del gineceo. In funzione del numero di logge interne si possono distinguere differenti tipi di ovario. Uniloculare, quando il carpello ha una sola loggia. Biloculare, quando la cavità carpellare è suddivisa in due logge. Triloculare, quando la cavità carpellare è suddivisa in tre logge. Pluriloculare, se la cavità ovarica è divisa dai setti in tante logge. All'interno delle logge sono contenuti gli ovuli, che dopo la fecondazione si trasformeranno in semi, mentre l'ovario si svilupperà a formare il frutto. A seconda del numero degli ovuli, l'ovario si può distinguere in monovulare, quando l'ovario contiene un singolo ovulo, biovulare, quando nell'ovario ci sono due ovuli, triovulare, quando nell'ovario ci sono tre distinti ovuli, multiovulare, quando nell'ovario ci sono molti ovuli. In funzione della sua posizione rispetto agli altri verticilli fiorali, l'ovario si può distinguere in infero, quando gli altri elementi fiorari sono posti superiormente ad esso. In tal caso si dice che il fiore è epigino, come nel caso ad esempio della rosa canina. Oppure l'ovario può essere supero, quando gli altri elementi fiorali sono posti inferiormente ad essi. In tal caso il fiore è anche detto ipogino, come nei fiori per esempio del genere Ranunculus. E infine l'ovario può essere anche seminfero, quando la sua posizione è intermedia. In tal caso il fiore è detto perigino, come nel caso dei fiori del genere Alchemilla.